Quale via possiamo imboccare per partire alla ricerca dell'uomo che vive dentro di noi? In un'epoca in cui essere maschio è complicato e richiederebbe un azzeramento della struttura dentro la quale i nostri predecessori ci hanno imprigionati, come possiamo noi maschi realizzare la versione migliore di noi stessi per poterla donare agli altri in tutta la sua bellezza ed energia costruttiva? Mi chiamo Paolo e sono un uomo qualunque. Non sono uno psicologo, né un filosofo e neppure uno dei tanti guru che si trovano in rete. Non mi reputo un intellettuale e detesto in genere ogni tipo di etichetta. Sono solo un uomo che riflette e cerca di capire dove è arrivato. Se vorrete, potrete accompagnarmi in questo viaggio fatto di racconti, riflessioni, che non avranno lo scopo di insegnare o di trovare soluzioni, ma che vogliono unicamente offrirvi un'occasione di riflessione e, spero di cuore, una prospettiva diversa dalla vostra. Benvenuti o ben ritrovati a tutti. È una corsa continua, un susseguirsi frenetico di cose da fare di tutti i generi. A volte la mia vita mi ricorda quell'immagine stereotipata del marciapiede di New York, sapete, dove c'è la gente, dove tutti camminano freneticamente per andare chissà dove. E molti di questi hanno le facce determinate di chi ha una missione da compiere, altri semplicemente sembrano camminare trascinati dal flusso. Ma questa marea umana continua a scorrere come un fiume in piena, inesorabile, e appare come un elemento unico, composto da tante piccole particelle che sono questi esseri umani metropolitani. Ci sono anche io dentro questo flusso metaforico, non mi escludo sicuramente dal discorso che sto per fare, perché come avrete già capito, non sono qui per pontificare da una posizione illuminata, privilegiata, non ho... Anzi, sono qui per parlare sempre e solo di cose che vivo sulla mia pelle. Torniamo quindi a quest'immagine di persone che camminano verso una qualche destinazione. Camminano tutte nella stessa direzione, praticamente alla stessa velocità. Pare evidente che avranno tutte una destinazione, una missione da compiere, come dicevo prima, e nella maggior parte dei casi sarà proprio così. Ecco, questa è l'immagine tipo di una società sviluppata, dove i suoi componenti produttivi non si fermano mai e ogni giorno hanno cose da fare. Potete immaginare la giornata feriale tipo, no? Il normale giorno di lavoro dove tutti hanno un'agenda piena, fanno parte del flusso, eccetera, eccetera, eccetera. E poi c'è il fine settimana, altro stereotipo di giornate piene di cose da fare. Questa volta sì, per il proprio svago, va bene, ma anche queste attività vengono programmate con lo stesso approccio che utilizziamo nella settimana lavorativa. Cerchiamo una destinazione, prenotiamo, organizziamo il viaggio, anche le attività di svago le pianifichiamo. E poi c'è il rientro intelligente, giustamente per evitare code in autostrada, cancellazioni di treni, aerei e via avanti così. Beh, anche se raccontata così suona un po' stressante come settimana tipo, bisogna rendersi conto che ci riferiamo comunque a uno stile di vita che sarà stereotipato, ma che comunque è alla portata di quel ceto sociale che possiamo considerare già abbiente, insomma, che è inserito nella società produttiva e ha i benefici di un certo benessere economico. Per molti questo è un punto d'arrivo e mi sembra giusto. Voglio dire che se i problemi fossero questi, se l'unica nostra preoccupazione fosse quella di rimanere nel flusso delle cose da fare, di non perdere il ritmo, insomma, beh, penso che ci potremmo dire molto fortunati, no? Anche perché ci sono moltissime persone che
che non sono così fortunate, che in questo flusso non sono mai riuscite ad entrare. Per queste persone la priorità è la sopravvivenza. Credo che per loro sia difficile anche trovare il tempo di ascoltare un podcast come questo. Hanno ben altre priorità che onestamente fanno apparire i miei problemi di uomo che cammina sul marciapiede come un po' delle cavolate. Comunque, torniamo al nostro uomo tipo più fortunato. La domanda che volevo porre in questa puntata è la seguente. Rimanendo all'interno di questa descrizione di persona privilegiata che resta nel flusso e che riesce ogni giorno lavorativo e ogni fine settimana a rispettare tutti i propri impegni, a raggiungere tutti i suoi obiettivi, secondo voi siamo di fronte a una persona soddisfatta? Perché non dovremmo essere soddisfatti quando la nostra vita è scandita da tutte queste cose da fare, che abbiamo accettato, le abbiamo scelte come obiettivi, e quando tutto scorre bene, alla giusta velocità, perché dovremmo sentirci insoddisfatti o addirittura infelici se la nostra carriera professionale sta andando proprio come l'avevamo programmata, se il nostro rapporto di coppia si svolge esattamente come ce lo immaginavamo? Perché ci dovremmo sentire insoddisfatti o addirittura infelici se abbiamo tutto quello che abbiamo desiderato? Ma non dovrebbe succedere, no? E invece capita che qualcosa non va, qualcosa manca, c'è un vuoto dentro di noi. Lo sentite? Lo avete sentito? Lo avete identificato? Beh, io mi permetto di chiedervelo perché io l'ho sentito questo vuoto e perché so quanto sia difficile prima riconoscerlo e poi accettarlo. Sì, perché anche quando si riesce a trovare il coraggio di fare il punto della propria vita e si riesce a identificare la presenza di questo vuoto, accettarlo è davvero difficile. La prima reazione in genere è il rifiuto, che spesso passa anche dalla ridicolizzazione, soprattutto per noi maschi, che non dovremmo perdere tempo con queste sciocchezze perché abbiamo troppe cose da fare. E mentre scrivo queste parole, mi pare di raccontare quel modello di maschio in carriera tipico degli anni '80, di quando ero ragazzo. E mi viene un po' da ridere e un po' da incazzarmi, perché purtroppo è quello che vedo ancora intorno a me. Siamo ancora lì e siamo nel 2024. Io credo che dietro alla frustrazione che vedo in molti miei simili ci sia il mancato riconoscimento o la non accettazione di questo vuoto interiore. E anche questo lo capisco, perché io stesso ho rifiutato a lungo di riconoscere la presenza di questo vuoto dentro di me. D'altra parte, il vuoto fa paura, genera vertigine, smarrimento, ed è normale voltarsi dall'altra parte ed evitare di guardare dentro la voragine. Ma come sempre accade in queste situazioni, quello che manca ha una tale forza e presenza che con il tempo diventa impossibile ignorarlo. A quel punto non resta che accettarlo, questo vuoto, e lavorare per capire cosa lo può colmare. Per quanto ne ho capito io, non è una voragine che si può riempire con delle cose. Non possiamo tappare questa crepa che risucchia la nostra felicità con delle cose da fare, con delle cose che possediamo. Non basterà una vacanza esotica, una crociera, una macchina sportiva, la bella casa, e soprattutto non servirà a nulla il tentativo di possedere altre persone. Non colmeremo questa voragine aggrappandoci disperatamente ad un'altra persona e proiettando su di lei tutta la nostra aspettativa di appagamento. Nessun altro
può farsi carico di riempire questo vuoto interiore che è solo nostro. Il bel rapporto di coppia da immortalare sui social o da mostrare agli altri, come il raggiungimento di uno status di uomo arrivato, è solo un'immagine effimera e non vale nulla. E lo stesso vale per il raggiungimento di una posizione prestigiosa sul lavoro, eccetera, eccetera, eccetera. Tutto quello che è fuori, al di fuori di noi, non è nostro e soprattutto non lo è per sempre. Tutto può svanire in un attimo. Per i più svariati motivi che sono al di fuori del nostro controllo, ma questo vuoto sì che è solo nostro invece, e nessuno può colmarlo se non noi stessi. Ora, capire di che cosa si tratti, ecco, questo è un lavoro davvero duro, impegnativo, doloroso e soprattutto è estremamente personale. Richiede tempo e, a mio parere, anche l'aiuto di un professionista che ci faccia da guida nel viaggio dentro la nostra psiche. Ma il primo passo lo dobbiamo fare noi. Mentre camminiamo su quel marciapiede di New York, sforzandoci di rimanere al passo con gli altri e rincorrendo la nostra agenda piena di cose da fare, solo noi possiamo fermarci e dare ascolto a quel disagio per riconoscere che dentro di noi abbiamo un vuoto da colmare. Dobbiamo colmarlo per poter essere davvero la miglior versione di noi stessi. E voi? Riuscite ogni tanto a scendere da quel marciapiede per chiedervi dove state andando? E come siete messi con la lista delle cose da fare e da possedere? Questa era la sesta puntata di Alla ricerca dell'uomo perduto, colmare il vuoto. Grazie per avermi concesso la vostra attenzione. Io sono Paola Gazzi e sono un uomo qualunque, spero uno dei tanti. Alla prossima!